Buonasera mondo ingegnoso, ebbene sì, pubblico questo video un po' tardino, però ci tenevo tantissimo a pubblicarlo oggi. Guardate qui! Non fateci caso, ho le mani piene d'olio perché l'ho appena finito. Infatti noterete dei cambi di luce e di postazione durante il video, perché l'ho fatto in vari step. Questo è lo shaker che ho realizzato con i prodotti di Sofie & Toffee, con cui sto collaborando. E spero davvero tantissimo che vi piaccia e che vi piaccia questo tutorial. Loro appunto mi hanno mandato alcuni dei loro prodotti che io ero curiosissima di provare. La loro pasta polimerica. L'ho scelta come prodotto da testare e con cui fare il tutorial perché può essere cotta nell'acqua bollente. Visto che in tantissime mi chiedete: ma devo per forza comprare un forno? Non posso cuocere il fiumo nell'acqua? Allora il fiumo. No, però questa sembrerebbe fatta apposta. Poi vi farò una recensione molto più approfondita riguardo a questa pasta, alla resistenza, eccetera, eccetera. È molto molto soffice, come scritto e come appunto vedrete dal tutorial. Io mi sono trovata davvero bene nel modellarla. Poi mi hanno mandato la resina UV, che mi è piaciuto tantissimo utilizzare perché la trovo di una comodità allucinante. I loro glitter orografici, vedrete poi nel video quanto brillano, ma in realtà anche da qui. Guardate! Bellissimi. Poi appunto lo stampo per lo shaker e questo foglio con tutte queste immagini olografiche. Non ci fate caso, alcune mancano perché ho fatto già varie prove. E dunque sono contentissima perché Sofie & Toffee ha deciso di fare un giveaway in collaborazione con me. Quindi mi raccomando, ragazze, in questo video partecipate al giveaway. Quali sono le regole per partecipare al giveaway? Prima di tutto essere iscritte al mio canale YouTube, poi andare sulla pagina Instagram di Sofie & Toffee e appunto seguire Sofie & Toffee. Poi dovete lasciare un semplicissimo commento qui sotto. Sorteggerò ben tre vincitori dai commenti. Il primo premio è un buono da Sofie & Toffee che hanno messo loro a disposizione per voi di ben 50 dollari e se andate sul loro sito troverete il mondo. Io mi ci perdo nel loro sito perché hanno davvero tantissime cose, tutte super super bellissime. Per il secondo premio ci sarà appunto questo shaker. E il terzo premio sarà una mia creazione a sorpresa. Spero davvero tanto che questo giveaway vi faccia piacere. L'estrazione del giveaway avverrà al raggiungimento dei 20.000 iscritti. E infatti poi durante l'estrazione festeggeremo insieme questo bellissimo traguardo. Quindi se vi va, non è assolutamente obbligatorio, potrete condividere questo video oppure suggerire il canale alle vostre amiche e ai vostri amici così da poter raggiungere prima i 20.000. Bene, adesso vi lascio al tutorial perché già secondo me verrà un po' lunghetto. Io e la mia Alice vi salutiamo, vi lasciamo al tutorial con la speranza che vi piaccia. Bene, signori, allora iniziamo col mettere la nostra resina nello stampo. In questo modo sto riempendo proprio tutto il piano, sperando che esca qualcosa di buono e di non fare disastri. Penso che così vada bene. Dai, mi serve un altro pochino qui. E poi io cosa ho pensato di fare? Di metterci qualche flakes all'interno di questi trasparenti, giusto per dare un po' l'effetto vetro. A proposito, dobbiamo mettere la resina anche nello spaziettino qui, che ci servirà poi per chiudere il tutto. Ok. Adesso mettiamo sotto la lampada UV, oppure se voi l'avete la torcia, io ho dovuto comprare una lampada. Ragazzi, ci ha messo davvero pochissimo tempo. Vediamo un po'. Ok. Cosa è venuto fuori? Wow, è già veramente super super dura. Fantastico, è lucidissimo. Ok, ci sono solo alcune parti da rifinire, ma. E poi appunto abbiamo questo pezzettino qui che andrà a chiudere il tutto. Poi iniziamo a riempire questo stampo qui. Mi raccomando, fate tanta attenzione a questi stampi perché si sporcano davvero alla velocità della luce. Mettiamo la nostra resina. Riveliamo per bene con lo stuzzicadenti. Vediamo com'è venuto.
Ecco qui, e la cosa bella è che sembra proprio vetro. Ora vediamo un po'. Molto bene ragazzi, questo è il risultato dello stampo. Mi raccomando, non dimenticate il tappino. Adesso passiamo ad utilizzare la loro pasta polimerica. Allora, questi sono i colori che ho scelto io. Un beige chiaro, l'avevo scelto per fare il color carne. Quindi vi suggerisco di prendere il color rosa chiaro e non il beige. Poi ho preso il traslucido, azzurro, nero e giallo. Allora, per fare l'incarnato di Alice useremo appunto questo beige qui. Mi raccomando, mettiamo vicino a noi la boccettina così da prendere le misure. Non dobbiamo superare praticamente questo livello. Iniziamo subito col fare una pallina e schiacciarla e la mettiamo sul nostro piano da lavoro. Con Lino, il nostro pennellino con la punta in silicone, andiamo a modellare il viso. Deve essere molto molto schiacciato. Ora mettiamo il corpicino, così, e schiacciamo. Poi, per quanto riguarda i capelli, mescolerò un po' di questo giallo con il beige. Ecco il colore che abbiamo ottenuto, come vedete è molto più delicato rispetto a quello originale. Andiamo a fare un salsiccetto così e schiacciamo bene bene. E poi andiamo a ritagliare la sagoma. Bene, adesso passiamo alle gambine. Faremo con il traslucido facendo sempre un salsicciotto. Così. E il colore dell'abito, e renderlo un po' più pastello, lo mescolo con il traslucido ed ho ottenuto questo colore qui. Adesso vado a stenderlo perché questa pasta è morbidissima, quindi anche se non avete la macchina della pasta, guardate, avete la possibilità di fare delle piccole sfoglie. Andiamo subito a creare la nostra gonnellina. Sempre lo spessore, ok. Ora con il nero passiamo al volto. Passiamo ai capelli, dobbiamo sempre schiacciare bene. E ora dobbiamo farle il suo caratteristico fiocchettino. Perfetto, e ora in acqua. Oh no, Alice! Aiuto! No! Beh,
bene signori, dopo 20 minuti nel bollitore ecco la nostra piccola Alice, poi vi farò una recensione a parte su queste paste e sulla loro resistenza. È sicuramente molto comodo il fatto di poterle cuocere nell'acqua, però vi posso già dire che secondo me la resistenza non è molto forte, però per queste cose dove la creazione appunto era urtata, toccata eccetera eccetera, è assolutamente valido. Allora adesso viene la parte più divertente, perché dobbiamo riempire la nostra boccettina. Allora da Sophie & Toffee trovate anche l'olio fatto appositamente per lo shaker, purtroppo quando hanno mandato il pacco a me non c'era ancora. Adesso userò l'olio Johnson. Mettiamole un po' in un bicchiere di plastica, poi prenderò i glitter di Sophie & Toffee che sono bellissimi. Poi per dare un minimo di colore uso un pizzichino di pigmento azzurro. Le voglio dare proprio poco, perché altrimenti non riusciamo a vedere Alice. Vediamo un po'. Ok. Così dovrebbe andare bene. E poi, visto che al cuore non si comanda, io metto altri glitter. E altri glitter. Molto meglio. Bene, e adesso arriviamo alla parte più divertente. Dobbiamo mettere l'olio nel nostro shaker. E io mi aiuterò con questo gioigino qui. E adesso andiamo a metterlo nella nostra boccettina. E così fino a riempirlo a metà. Eccolo qui. Adesso metteremo all'interno la nostra piccola Alice. Poi, prima di chiudere, vorrei mettere anche un'altra cosa. Una di queste bellissime figure che mi sono state mandate sempre da Sophie & Toffee su un foglio d'acetato e sono olografiche. E vorrei metterci appunto la tazzina e il coniglietto. Quindi ci basterà ritagliare. Non serve essere troppo precisi perché tanto è trasparente tutto intorno. E andremo a inserire anche questo dentro. Così, guardate quanto è carino. Ok. Adesso, prima di chiudere, dobbiamo asciugare per bene questa parte qui. Adesso non ci resta che mettere la nostra resina qui sopra. Chiudere, lo voi potete fare con la torcia. Ecco, guardate il nostro shaker come va. Ciao Alice, ciao. Troppo divertente. Sapete che faccio? Lo decoro un pochino con qualche perlina tutto intorno, perché non lo so, è troppo sobrio. Ok. Ecco qui il mio shaker finito. Fatemi sapere cosa ne pensate, spero tanto che vi piaccia. E mi raccomando, partecipate tutti al giveaway. Vi mando un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!